sui lavoratori ANM abbiamo innanzitutto una buona notizia, che il piano concordatario continua ad andare avanti e noi stiamo rispondendo al giudice fallimentare punto su punto su tutte le richieste. Poi certo abbiamo una situazione di grande difficoltà, siamo impegnati a sostenere l'azienda però facendo due scelte molto chiare. La prima, avanti così non si può andare. La seconda, noi pretendiamo cambiamenti immediati nel funzionamento di ANM. Bisogna fare più lotta all'evasione, bisogna aumentare l'offerta di mezzi di trasporto, bisogna aumentare l'apertura, l'orario di funzionamento, in particolare nei fine settimana coprendo tutta la zona, bisogna aprire un servizio di aiuto e sostegno alla clientela, perché non è sufficiente far girare dei mezzi. Occorre avere attenzione particolare alle donne e agli uomini che tutti i giorni, anche con sacrifici, salgono su quei mezzi.